Eccoci arrivati nella parte altissima della città, proprio così, vedete da qui tutto il bellissimo panorama di Santa Chiara, di San Rufino, e qui sotto a noi abbiamo la nostra torre campanaria, vediamo il Vescovado, insomma vediamo tutto il bellissimo panorama dalla Rocca Maggiore di Assisi. È qui che inizia oggi una nostra nuova avventura. Andiamo insieme a scoprire di che cosa si tratta. A tutti voi un buon ascolto. E adesso allora andiamo a scoprire i personaggi delle fiabe. Questo è uno dello scopo, per far divertire i ragazzi che sono arrivati. Buonasera. Buonasera! Ah, chi mi trovo davanti? La volpe e il gatto. E il gatto e la volpe. Sì. Mi ricorda qualcosa? Posso dire una bugia? Non so se conviene. Ah, voglio provare però, voglio vedere che succede. Allora, vi dirò che io sono la persona più ricca del mondo. Beh, allora deve venire con noi nel paese dei balocchi, ci dà un po' di soldi per favore. Certo! Moltiplichiamo le vostre ricchezze. Benissimo, il gatto e la volpe. Siamo pronti a giocare, eh? Bravissime, siete state subito pronte. Ma sì, voglio continuare a entrare nel grandissimo mondo delle fiabe. Quelle fiabe che ci hanno incantato e che ci hanno fatto sognare. Abbiamo incontrato il gatto e la volpe di Pinocchio e adesso voglio conoscere altri personaggi. Chi mi trovo davanti? La sorellastra di Cenerentola. Io sono Anastasia. E tu chi sei? Io sono Genoveffa. Genoveffa e Anastasia. Molto piacere, molto piacere. Chi ballerà con il principe? Ma io! E chi perderà la scarpetta? Sicuramente quella! Quella che sta lì sopra la torre, che pulisce tutti i nostri vestiti! Veramente magico! E i topolini ci sono? Abbiamo anche i topolini? Quali topolini? Topolini? No, quelli che sono topolini. Qui non c'è nessun topolino. Siamo Ma non c'è neanche un cane che si chiama Tobia? Tobia? Vuoi dire quel cane che è sempre così, così carino con Cenerentola e con noi invece no? Non ci avevo morso la caviglia l'altro giorno? Quel cane? Sì, mi ha morso la caviglia. Ragazze, non acciaccate il vestito, dovete essere belle e perfette. Lo siamo. Lo dica questa scema. Genoveffa e Anastasia, fate le brave. Buon divertimento. Grazie, arrivederci. Io poi credo di avere davanti a me Mago. Merlino. Mago Merlino. Senti, Mago Merlino, abbiamo anche la spada? Forse nella roccia. Nella roccia la possiamo trovare? Trovarla qualcheduno. Benissimo. Farai qualche magia? Certo, una pozione magica che renderà giovani i vecchi. E poi? I vecchi giovani. E allora deve essere una favola veramente eccezionale, molto, questa. Molto eccezionale. Molto particolare. Chi altro di personaggi abbiamo qui? Chi posso sfroculiare? Chi posso... mi stanno suggerendo lì. Qui abbiamo... qui?
Guardi, io non sono tecnicamente un personaggio delle favole, sono Bernardone, Pietro di Bernardone. Ah! Commercialmente parlando mi faccio conoscere come Bernardone. Il grande mercante di stoffe. Stoffe? Esattamente, esattamente. Non so se sa già dov'è, le posso dare un biglietto da visita se vuole, ma questo è mio figlio Francesco. Ah, onorata di conoscerla. Sì, no, ovviamente mi succederà nell'attività quando io sarò diventato troppo vecchio. E adesso si sta avvicinando una guerra, ma andrà tutto bene probabilmente. Benissimo. Pronti a combattere? Pronti a combattere? Certamente. Sì, non che io sia entusiasta, però va bene. Lo so. Un giovane. E chissà che poi non avvenga anche un miracolo. Miracoli. Che Perugia ci sconfigga sarebbe un miracolo. Beh, è vero, infatti stavo dicendo proprio che ci troviamo dentro la rocca, il feudo, dalla quale noi una volta, non io, ma tante altre persone molto più tanti anni fa praticamente, che da qui appunto controllavano l'arrivo dei perugini, perché erano un pericolo per la nostra città. In che senso un tempo? Lo facciamo ancora? Sì, basta ritornare solo indietro di poco, vero? Poi posso andare a conoscere Malefica? Malefica? Ciao Malefica! Salve! Sei pronta? Sì, sono pronta. Con i malefici qui sto preparando le mie mani. Con molta cura. Sì. Piacere di averti conosciuta. Grazie. Prego. Buon lavoro, eh? Grazie mille. E ecco che continuo a entrare dentro la nostra rocca. Chi mi trovo qui davanti? Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Bravo Robin Hood, anch'io la penso come te. Continua il tuo lavoro. Grazie. Dare ai poveri e rubare ai ricchi. Rubare ai ricchi per dare ai poveri. Sono qui perché sto cercando altri ladri da addestrare. Benissimo. Ciao, buon lavoro. Allora, io ancora mi trovo dentro la rocca, continuo ad andare a cercare altri personaggi. Sento le voci, quindi sono sicura che incontrerò qualcuno. Ciao ragazzi! Buonasera. Buonasera. Chi abbiamo davanti? Immagino chi. Quali personaggi trovo qui? Di questo mondo di fiabe. Qui abbiamo Spaventapasseri e il Cantagallo. E il Cantagallo. Poi? Capitano Uncino. Capitano Uncino. Dov'è l'Uncino? Ecco l'Uncino. Poi abbiamo? La Fata Buona. Fauna. Oh, finalmente, giusto mi serviva lei. La Regina Bianca. La Regina Bianca. Un'altra fata. Un'altra fata buona. Un'altra fata buona. Ah, allora dovrebbero essere le tre fate buone della Bella Addormentata nel bosco. Benissimo. In bocca al lupo, buon divertimento, ragazzi. Grazie. Questo è il mondo per fatto possa per me. Il mondo delle fiabe. E poi arrivo a lui. Tu chi sei? Il cappellaio matto. Il cappellaio matto. Oh, bellissimo, guarda. Complimenti per tutto questo bellissimo fervore che vedo di preparazione a questo evento che oggi si sta svolgendo dentro la nostra Rocca Maggiore. Io mi trovo precisamente a parlare con... È il direttore artistico di questa compagnia che si chiama Protemus. Io sono Giacomo Nappini. Piacere di conoscerti. Che vuoi cosa... Un goccio di tè. Un goccio di tè, se è il tè quello magico, sì, mi sta bene. Senti una cosa, che cosa sta per succedere adesso? Adesso sta per succedere un sogno, nel vero senso della parola. Siamo partiti dal sogno che San Francesco ha avuto nel suo anno di prigionia, in cui ha immaginato che in una grande rocca ci fossero delle armi e dei personaggi. Questo lo ha portato poi ad un grande cambiamento. E noi abbiamo giocato in questo, nelle due ore di sogno che il pubblico potrà... Anzi, scusate, ho detto una parolaccia. Non c'è pubblico, sono solo giocatori. Tutta la gente che viene qui per giocare e incontrare personaggi, come una grande caccia al tesoro.
Quindi si gioca e si assiste contemporaneamente al gioco e allo spettacolo. Esatto. Di tutto divertimento. Allora, la Protemus. Sì, progetto teatrale musicale, Protemus. Protemus. Nasciamo a Foligno nel 2012 all'interno del Teatro San Carlo. Il Teatro San Carlo è il teatro della città che ospita circa 250 posti e che proprio adesso sta rinascendo dalle ceneri del terremoto e abbiamo ripristinato con un grande lavoro di ristrutturazione, totalmente rinnovato, e tra qualche mese la città riavrà il suo teatro finalmente. Noi abbiamo le sale prova lì, siamo la compagnia interna di formazione e di espressione del teatro e abbiamo tante discipline, come vedete, dalla prosa ai giochi, al canto, alla danza, alla musica corale e alla band e alla giocoleria. Bello, questa è la parte più importante. E, guarda, quando ci sarà l'evento mi farà piacere di venire per appunto farvi un bellissimo in bocca al lupo e far vedere quello che tutto si fa, di tutto per far rinascere tante cose, tra cui il teatro. Tra cui il teatro e soprattutto il pubblico, che è sempre più protagonista e crea gli eventi con noi. La settimana prossima saremo con Selva Oscura a Foligno, è un gioco diffuso per tutta la città. Quindi 5 luoghi dell'arte, i più belli della città di Foligno, saranno scena della Divina Commedia, quindi dell'Inferno. E noi, da Cappellaio Matto, da Mago Merlino, diventeremo invece Paolo e Francesca, Ugolino e Ulisse. E di nuovo la gente verrà lì e giocherà e creerà l'evento. Un mondo di fiabe. Si vedono le fave e le favole e si gioca contemporaneamente. Io intanto voglio assistere all'inizio di questo spettacolo che appunto sta per avvenire dentro alla nostra Rocca Maggiore. Sì. Prego. No, tocca a te parlare. Il sogno sta per cominciare, quindi ci siamo, tra poco Francesco si addormenterà e noi inizieremo dentro questa storia di sogno. Grazie, buon viaggio. In bocca al lupo. Crepe il lupo. In bocca al lupo a tutti, ragazzi. Benissimo, io voglio salutare la mia malefica. Che gente screanzata. Rischiano la testa. Genoveffa e Anastasia, siete pronte? Certo! E allora buon ballo, buon divertimento! Buonasera a tutti, benvenuti in Rocca. Questo è il terzo appuntamento dell'iniziativa Assisi 20 anni di UNESCO. Come città di Assisi, ufficio UNESCO di cui sono il responsabile, abbiamo voluto ricordare e celebrare i 20 anni di iscrizione della città di Assisi, i luoghi francescani e il territorio della città all'interno della lista mondiale del patrimonio UNESCO. Questa iscrizione prestigiosa e particolarmente importante per la città di Assisi è avvenuta nel dicembre del 2000 e quindi a dicembre 2020 abbiamo iniziato le celebrazioni che per motivi ai noi molto noti, quelli legati al Covid, sono state interrotte forzatamente e solo in parte sono state realizzate durante i mesi invernali e poi con la bella stagione sono riprese. Questo incontro è un incontro che si inserisce all'interno di 11 appuntamenti che sono volti alla valorizzazione del patrimonio culturale della città di Assisi. Valorizzare significa far conoscere, rendere partecipi tutti i visitatori, sia i turisti che i residenti, della grande importanza del nostro patrimonio. Ciò che ha un valore e che ci appartiene è anche utile. Utile alla crescita, utile alla conoscenza e all'arricchimento personale. Il progetto Assisi 20 anni di UNESCO è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione
Guide dell'Umbria, con la COP Culture che è concessionario del patrimonio culturale, ha avuto una serie di patrocini dal Ministero della Cultura ovviamente all'UNESCO sede di Parigi e ha avuto anche il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Ovviamente è un progetto finanziato dal Comune di Assisi e promosso dalla città di Assisi. Questa sera siete coinvolti direttamente in una serata estremamente suggestiva che è curata per la parte teatrale, l'animazione da Protemus. Io vi ringrazio per la vostra presenza, probabilmente durante il nostro gioco ci raggiungerà il sindaco che mi ha comunicato che arriverà tra un po' e ora non mi dilungo e vi ringrazio per essere qui e diamo inizio al nostro incontro. Grazie. Si è addormentato, è per questo che sono qui. Questo è un sogno. E se siamo dentro un sogno, tutto è possibile, anche che io sia qui. Qualcuno conosce il sogno di Francesco? Narra la leggenda che fu fatto prigioniero e che in sogno ricevette una visione di una grande rocca, come questa, piena di armi e di personaggi. Sta dormendo. Suo padre Bernardone lo sta cercando. Lo cerca disperatamente perché vuole liberarlo. È fatto prigioniero. Ma come farà, povero padre? Oh, messeri, benvenuti. Belle dame, ben trovate. Perché siete qui venuti alle tetre e fosche grate di quest'umida prigione? Anche voi avete un parente, un amico, un conoscente che volete visitare? Io mi chiamo Bernardone. Sono mercante qui ad Assisi. Vendo sete, buon cotone. Ho un pezzetto anche di terra. Ma per me c'è grande crisi. La recente trista guerra mi ha lasciato senza niente. E i terribili nemici hanno rapito il mio figliuolo, che Francesco è nominato. Bello, alto, intelligente, che terribile granduolo. È un ragazzo delicato, di salute assai carente, in prigione non può stare. Sono proprio disperato, ma non posso farci niente. Non ho i soldi per pagare il riscatto che è richiesto. Io non so che posso fare per salvare il mio Francesco. Siamo davvero dentro un sogno. Bene, qualcosa bisognerà pure fare per liberare Francesco. Non ha abbastanza soldi. Ho trovato. Avremo il tempo di un sogno per incontrare i personaggi delle fiabe e aiutare Bernardone a scagionare il suo figlio. Pertanto, non preoccuparti. Caro padre, ci penseremo noi con questo gioco. Beh, devo andare a trovare i soldi per liberarlo. Molto bene. Siete pronti a giocare al grande gioco delle fiabe? Sì, sì, sì.
Occorrerà tutto il vostro aiuto. Ma attenzione, il luogo nasconde grandi sorprese, misteri, enigmi a volte, pericolosi. Ma avrete delle protezioni. Avete per caso una mappa del posto? Prendetela! Ce l'ho anch'io! Ebbene, andiamo a vedere che cosa c'è in questa mappa. Il gran gioco delle fiabe. Queste che vedete sono tutte le creature che potrete incontrare. Non è facile, poi, non è così difficile, dico, riconoscerle, vero? È abbastanza semplice. Se qualcuna resta nel mistero, sarà ancora più divertente, perché potrete scoprirle. Dovrete superare delle prove, divisi in squadre. A ogni prova vincerete delle briciole. Quelle di pollicino, quelle piccole, le conoscete? Sì. Sono piccole, sono... Sì. Più o meno... Così. Ce ne sono 1000 in tutta la rocca. E quindi voi potrete osservare i muri, cercare in ogni posto per trovare le briciole. Ogni briciola un punto. Mentre ogni personaggio che lì è disegnato vale 25 briciole, cioè 25 punti. La squadra al termine che vincerà più briciole sarà quella che sarà la vincitrice del premio finale. Attenzione, alcuni pericoli da illustrare. Per esempio, avete ricevuto tutti quanti della Fermi, non si comincia già. Mi piace questo spirito ribelle. Ma attenzione ad essere troppo ribelli, perché ci sono dei pericoli che vanno evitati. Guardate nella seconda colonna. Polvere di fata, l'avete in mano. È quel telo leggero color della nebbia che vi proteggerà. Lo dovrete tirare fuori, indossare solo in gravi pericoli. Quali sono questi pericoli? Per esempio, prendiamo dei volontari. Voi aprite il vostro mantello di nebbia, la polvere di fata vi renderà invisibili. Guardate, così. Certo, se ci mettete tutto questo tempo, vedete. È la fine. No, ecco. Dove sono? Le vedete? No! Se starete così, zitti, immobili, allora i cattivi non vi vedranno. Chi sono i cattivi? Ve li vado a presentare. La prima, la vedete la mela avvelenata? In basso, sulla sinistra, è Grimilde, la strega di Biancaneve, si nasconde da queste parti. Se voi la incontrerete, lei vi eliminerà. Totalmente, con il suo veleno. Se toccherete la mela avvelenata, o se lei vi tocca con la mela avvelenata, o se lei vi lancia la mela avvelenata, voi creperete malissimo e quindi siete eliminati, mi spiace. Secondo pericolo, malefica. La regina di Aurora, la fata oscura. Se incontrerete Malefica verrete presi e portati nelle segrete, in un luogo oscuro. Per esempio, io sono Malefica. Vedo loro. Ci mettono 6 giorni ad aprire la polvere di fata. Ne piglio una, me la porto via con me. Vieni, me la porto via con me. Nelle segrete non sapete dove sono, pertanto loro dovranno cercarla in tutta la rocca. Fino a che non la troveranno, non potranno affrontare nessuna prova. Chiaro? Pertanto è una grande perdita di tempo. Ma attenzione, c'è qualcuno che lotta contro Malefica, vero? Sì. Chi è che lotta contro Malefica? Aurora. Aurora dorme, sta sempre lì, sonnecchia, forse da qualche parte. Sono piccole! Ci sono delle fate nascoste. Vedete dove è scritto missione magica 100 briciole? Sì. Superate e trovate le fate e vi proporranno un gran bel bottino. Chiaro? Sì. Il gatto e la volpe, questi due impostori, queste canaglie,
Se li trovate in giro, tenteranno di rubarvi le briciole, tenteranno di prendervele, di sottrarvele, vi metteranno un bel marchio proprio qui sulla vostra mappa e a ogni marchio 20 briciole in meno. Si può menare, sì. Temo però che poi arrivi qualcun altro, un personaggio assai ambiguo, misterioso, ma non voglio dirvi altro. Qui c'è la mappa, come vedete c'è una rocca, ma c'è anche un giardino. Dopo il bar c'è il giardino degli incanti. Io cercherei anche da quelle parti, fossi in voi. Tutto chiaro? Domande fin qui, per alzata di mano? Nessuna? È tutto così splendidamente chiaro? Allora alcune note tecniche per la sicurezza di tutti. Nei luoghi esterni possiamo abbassare il nostro velo protettivo chiamato mascherina. Nei luoghi interni consigliamo di tirarlo su, per cortesia. Abbiamo preparato tutte le prove affinché siate una squadra oppure una contro l'altra, in base alla grandezza da rispettare ogni normativa. Pertanto aiutateci a stare, quando possibile, a distanza di un metro dagli attori, così come sto io da voi, in modo tale che tutto sarà nella regola e nella norma. Domanda laggiù, prego! È importante per tutti! Sì? Forse quella carta sono io, o forse no. O forse no, è la regina, non lo so. Bisogna fare le domande anche a voi, eventualmente. Perché? Domande di che tipo? No, nel senso, vengo là, mi vedo. E ti sottoporrà una prova. Ogni personaggio di questa fiaba ha un qualche rompitacco, ha un qualche problema da risolvere. E se noi li aiutiamo, loro ci danno delle briciole. Vincendo le briciole aiuteremo Bernardone. Aiutando Bernardone faremo sì che suo figlio farà esattamente il contrario di quello che Bernardone voleva. Bene? Bene. Quindi, d'altra domanda. Innumerevoli volte? A meno che Grimilde non ve lo tolga prima. C'è la possibilità che Grimilde, vestita di nero e lunghi capelli e rossa la mela, vi tolga la polvere di fata come avvertimento, come a dirvi siete scoperti e non avete più salvezze. Pertanto state molto attenti. Debbo narrarvi che in altri luoghi lontani cominciammo in 20 squadre e in 19 finimmo. Una squadra scappò a gambe levate, terrorizzata dalle creature che erano nel castello. Pertanto, non giocate troppo col fuoco. Se vedete il gatto e la volpe, Grimilde o Malefica, bisogna stare fermi. Sotto la polvere di fango, senza parlare. Altre domande? Sentite questo suono? Ogni volta che lo sentirete saprete che è l'ora del tè. L'ora del tè significa, come è scritto nell'ultimo punto, che dentro la mia tazzina si creeranno così tanti premi, così tante briciole, così tanti punti, che vi conviene correre verso di me e venirmi ad abbracciare a distanza. Bene? Quando sentirete questo suono, capirete che la mia tazzina è piena e che sono le 5! E saranno tante volte le 5, perché questo è un sogno, si sa. Quando poi, fra circa un'oretta, suonerà dicendo il gioco è finito, ci ritroveremo tutti qui, per la premiazione finale. Quindi, avete altre domande? Per alzata di mano, nessun'altra domanda, tutto chiaro? Molto bene, allora, per tutta la rocca tranne la zona che, e questa è un'ottima notizia, comincerà ad essere in cantiere per avere un bellissimo restauro. Vedrete la rocca nella sua magnifica purezza, perché è stata svuotata di alcune cose, e la rivedrete con un occhio molto molto nuovo, quindi approfittatene. Quando, al termine di questa oretta di gioco, la campana suonerà, ci ritroveremo tutti qui. Domande?
Possono esserci percorsi particolarmente accidentati, ma se vedete un filo bianco e rosso, non significa sfidami perché poi vai all'ospedale, significa non entrare se c'è il filo bianco e rosso. Ci sono delle scale, molte. Attenzione, l'ultimo avvertimento. Questo luogo vi passerà sotto agli occhi. Ci sembrerà addirittura normale giocare in tanta bellezza, ma non la sottovalutate. Non è una cosa che si vede tutti i giorni, questo che stiamo per fare, né come luogo, né come esperienza. Siamo davvero dentro un sogno. Il sogno di Francesco durerà 1 ora e 30. Buon gioco! Partite! In bocca al lupo, Nicola! Grazie! Mettete tutti gli oggetti nella busta che vi hanno dato all'inizio, tutte le briciole, tutte le cose nella busta! Nella busta, nella busta! Che gente strana. Potrei giocarci a croquette. Che orrore, sorella cara. Che orrore. Cosa? Tu, ovviamente. Dicono tutte così. Sono io la regina. Poi quando si tratta di fare la guerra, non si fa la guerra. Che noia. È molto più bello prendere il tè. Con quello svitato del cappellaio matto. E gli altri. Che orrore! Che orrore! Vedo ancora gente con la testa attaccata! Ci potrei giocare? Vorresti giocare con le regine? È in arrivo, Malefica. Arrivederci, mia cara. Buon passeggio. Scegliete la vostra regina. Quale regina volete? Dobbiamo andare al ballo. E guardate cosa ho portato io. Ma e poi ancora! E poi questa non è la tua collana, questa è la mia! Genoveva! Ora voi! Tornano! Andate via! Oppla! Volpe, siete solo voi! Siete solo voi! Andate a riprendere! Correte! Subito! Dai, spiegatevi che ho la camera aperta! Mannaggia, volevamo i nostri pretendenti! Comunque la mia. Ecco le nostre pretendenti! Ma dove siete andati? Di nuovo, no? Squadra e basta. Sono però! Signora,
Benvenuta sulla nave di Capitan Uncino. Le auguro un buon soggiorno. Se non puoi pagare la macchina, ve li avrete indietro. Bene, gentile. Voi mi avete raggiunto per voi. Non c'è posto, non c'è posto qui alla mia tavola del tè per te. È l'ora del tè! È l'ora del tè! Complimenti! Guardate questa tegliera che cosa mi porta! Vieni, Marzio! Niente, sono piccolo, vieni! 60 pezzolini! Tutti per voi! Questo prima che vedete 60 bricioline, adesso siete stati fortunati, avete fatto una bella salita con qui, eh? E anche i cavalli e i cavallini facevano questa galoppata, bravi, perché questa erano la nostra auto, la scatola si chiude, ci ha segnato che abbiamo 4 3 2 dobbiamo andare via. Oggi qui si sono divertiti proprio tutti.